Ha preso il via da qualche giorno la seconda edizione del torneo dei Rioni di Serravalle Pistoiese Memorial Franco Frosini, organizzato dall'amministrazione comunale e che proseguirà fino al prossimo 2 luglio. Una manifestazione che è stata ripresa l'anno scorso e mancava da 30 anni. Diverse le novità di quest'anno, a partire dallo spostamento del campo di gioco, trasferitosi in piazza Vittorio Veneto, la partecipazione dei più piccoli con il torneo dei bambini, i nati nel 2010-2011, e anche la lunghezza dell'evento, ben 4 giorni in più. Due gironi nel gruppo A ci sono le formazioni di Masotti, Cantagrillo, Catavoli e Casalguidi Centro. Nel gruppo B quelle della Stella Bottegaccia Vinacciano, Forti, Ponte Serravalle e Castellina e l'Abbaino Labrizza. Ci siamo nella giunta delle feste, in parte è vero, però è anche vero che cioè, più feste ci sono e più aggregazione c'è. Infatti si è cercato di unire anche Serravalle a Casalguidi, che il nostro territorio è lungo e c'è gente che non si conosce nemmeno, non sa nemmeno da che parte. Invece con questo torneo dei Rioni abbiamo cercato di unire le due località, ecco. E quindi secondo me è anche una bellissima manifestazione. Al momento che l'anno scorso ha riscosso parecchio successo, quest'anno si vede dal pubblico che c'è anche stasera, che sono le 11 e la piazza è piena. Abbiamo spostato il campo di calcetto dal davanti al palazzo comunale al dietro perché è più grande e quindi anche la gente lo vede meglio. Praticamente è come se un bellissimo spettacolo all'aperto. Ecco. Abbiamo riscoperto questo torneo che avveniva 30 anni fa proprio in questa piazza, quando la piazza era tutta di asfalto e con delle semplici transenne laterali si giocavano i vari rioni della parte di Casalguidi, Ponte Stella, Bottegaccia. E dallo scorso anno, grazie anche al Comitato dei Rioni che è l'organizzatore ufficiale di questa manifestazione, abbiamo ricominciato a rifare questo torneo coinvolgendo anche la parte del comune. Quella più lontana, quindi Masotti, Ponte di Serravalle, Castellina. Sono 8 rioni divisi in 2 gironi che si contenderanno la Coppa dei Rioni in 10 giorni di torneo. Sicuramente una bella soddisfazione, già l'altro anno avevamo avuto grandi soddisfazioni, però era stato un torneo organizzato un po' in corsa. Quest'anno abbiamo avuto il tempo di lavorarci e il risultato secondo me è ottimo. Vedere la piazza piena, tutti i nostri compaesani felici, è veramente motivo d'orgoglio, credo, per tutti noi. Che conduce per 5-1.